ragazze, prima volta che faccio questo tipo di video perché di solito non metto mai via le confezioni dei prodotti che finisco, ma siccome ultimamente, proprio nell'ultimo mese, stavo vedendo che stavo finendo un sacco di prodotti, ho detto vabbè, perché non facciamo uno di quei video per dimostrare alla gente che effettivamente c'è qualcosa che finisco, perché con i cosmetici è raro, cioè proprio tipo con i trucchi di per sé è raro che finisca un rossetto, non penso che mi sia mai successo, forse una volta, mi succede un po' più spesso con i correttori, però cioè testo in continuazione, quindi non ho mai tempo di finire un prodotto, mi capita di finire molto più spesso invece i prodotti della skincare, perché anche se testo nuovi prodotti torno sempre indietro, comunque continuo a utilizzarne anche altri, quindi diciamo che ok, sono riuscita finalmente appunto a mettere via un tot di prodotti decenti, non uno o due, per fare un video con i miei prodotti finiti! Questa cosa qua mi rende molto felice perché ovviamente mi fa piacere finire un prodotto, perché mi dispiace sprecare, so che fa parte del mio lavoro testare, provare, però dall'altra parte mi dispiace, mi ricordo quando ho iniziato e ne avevo tre di prodotti in croce, li finivo e era una gioia, adesso no, tanti, non li finisco, però quando finalmente riesco a finirli, come in questo caso, vedete che ci sono un bel po', sono felice. Quindi, bando alle ciance, iniziamo! Caudalie, maschio idratante. Questa l'ho finita recentemente, l'ho utilizzata per un botto, ma ce n'è ancora un po'. Questa quanta rimane all'interno, però in realtà no, è finita, cioè forse se la apro potrei aprirla appunto dopo aver fatto questo video per tirar fuori le ultime gocce, però è una maschera idratante di quelle ovviamente stile crema che si mette sul viso, quando sono molto secca si assorbe tanto, quando non sono molto secca non resta abbastanza bianca in superficie, la ricomprerei, sì la ricomprerei perché secondo me è un ottimo prodotto per quando appunto ho bisogno di un po' di idratazione, non è la maschera più idratante che io abbia provato, quindi non è per quando sono proprio disperata, però è per una, cioè per, da utilizzare una volta a settimana è perfetta. Altra maschera che ho finito è la Oxygen Facial del Dr. Brand, che non so se vi ricordate, avevo fatto un video, è quella maschera all'ossigeno, adesso non c'è più dentro niente, comunque non la potrei neanche mettere, comunque quella maschera all'ossigeno che praticamente si mette sul viso umido e fa tutte le bolle, in realtà è ispirata appunto ai facial, all'ossigeno, sapete che va di moda da un paio d'anni, una tecnica è diventata famosa con Madonna tipo 4-5 anni fa, che lei diceva che la sua pelle era così non per via di Photoshop, non per via del Botox, ma per via di questi trattamenti all'ossigeno. Fatto sta che praticamente è un aerografo come quello che si usa per spruzzare il trucco, all'interno ci si mette comunque un siero e si spruzza sul viso, e il fatto che ci sia anche ovviamente l'ossigeno che esce, quindi comunque c'è quest'area che esce dall'aerografo, fa sì che si aprano i pori e il siero entri più in profondità. Questo quindi era il concetto di base di questa maschera. Secondo me è divertente, è una maschera tipo da Instagram o da video un po' così perché fa scena, però non la ricomprerei. Intanto cioè, ci sono altri brand che l'hanno fatta, anche Sephora l'ha fatta e costa molto meno, e comunque io ho fatto anche il trattamento quello vero, quello all'ossigeno, non c'è paragone, cioè fra fare una maschera e fare quel trattamento, sicuramente il trattamento è più efficace, costa anche di più, però trovo che comunque questa sia più una cosa divertente che una cosa efficace. Quella di Sephora la ricomprerei perché costa 3 volte meno. Ho finito il Cactus Flower and Tibetan Ginseng Hydrating Mist, praticamente uno spray idratante, non c'è più, quindi non c'è più dentro niente, della Kiehl's. Io sono una grande appassionata di questi spray, sapete che in generale io mi spruzzo sempre qualcosa sul viso, che sia acqua termale, che sia qualche primer idratante oppure queste acque. Questa appunto è uscita da pochissimo, in realtà un prodotto che io ho comprato e che continuo a comprare della Kiehl's è quello da viaggio, trovo che siano molto simili, adesso non mi ricordo, il prezzo dovrebbe essere anche simile, 75 ml, in realtà appunto uno vale l'altro, trovo che siano tutti e due entrambi ottimi prodotti, quindi adesso non ricompro questo perché c'è ancora questo e non ancora un altro, perché ho fatto tipo la scorta, c'era stata una promozione, avevo comprato tipo 3-4 boccette e non lo uso solo in viaggio, trovo che anche se c'è scritto che è un prodotto da viaggio, lo uso... sa di erbe, quindi è una cosa che a me piace, a me piacciono molto gli odori di erbe, sono più, non lo so, mi riportano un po' indietro nel tempo, so che a non tutti piace, però
lo porto anche in aereo quando qualcuno fa qualche puzzetta vicino, lo spruzzo in modo da non sentire puzza di puzzette in aereo o di piedolini, ma sentire odore di erbette di campo. Comunque, ottimo prodotto. Allora, ci sono alcuni prodotti che non ho finito al 100%, ma così almeno vedete, anche perché mi piace farvi vedere magari la texture di alcuni prodotti. Uno di questi sta per finire, però ce n'è pochissimo all'interno, è il Planters acido ialuronico anti-age struccante occhi. È uno struccante occhi bifasico praticamente. Trovo che sia molto valido, è molto delicato. Io utilizzo tanti diversi struccanti, sono uno che cambia gli oli, gli struccanti bifasici, la spugnetta, insomma non è che c'è un solo modo per struccarsi, però quando ad esempio sono qui di fretta, ce l'ho di solito vicino alla scrivania, mi faccio una prima passata, poi vado in bagno a finire il trattamento e trovo che sia buono perché non brucia gli occhi, toglie bene il trucco, non è particolarmente grasso e non ha un prezzo eccessivo, quindi ottimo, anche questo lo ricomprerei. Oli, sto finendo un botto di oli, ho finito l'olio della Smashbox e ho finito l'olio di Farsali. Sapete che vanno di moda gli oli, io ne ho comprati diversi. Allora, quello di Smashbox mi è piaciuto molto, mi è piaciuto di più di quello di Farsali. Quello di Farsali c'è la figata che all'interno ci sono delle particelle d'oro, vediamo se ce n'è ancora una goccia. Allora sì, ce n'è ancora una goccia. Non si vede non si vede perché sono minuscole, però ci sono delle minuscole particelle d'oro all'interno, che poi una volta ovviamente steso sul viso e massaggiato vanno via, non è che rimanete con le particelle d'oro. Ha un odore abbastanza forte, va tantissimo su Instagram, trovo che fra i vari oli che ho provato sia quello un pochino più grasso, quindi mi piace, mi è piaciuto come prodotto, ovviamente l'ho finito, quindi se mi avesse fatto proprio schifo non l'avrei finito, come succede con altri prodotti, però non lo ricomprerei, anche perché fra i due appunto mi è piaciuto di più quello di Smashbox, ma che mi sta piacendo ancora di più c'è quello della MAC, che ho comprato, il profumo non mi fa impazzire, dico la verità, mi piace di più come olio, però ci sono tre diversi profumi, c'è lavanda, c'è questo qua che ho preso io che è quello al, mi sembra grapefruit, sì, al grape, camomilla e pompelmo, e poi c'è un altro, non mi ricordo che gusto è, il fatto sta che non mi fa impazzire l'odore, ma fra i vari oli provati trovo che sia uno di quelli meno grassi e quindi si può utilizzare tranquillamente senza l'effetto lucidone prima o anche dopo il trucco. Di solito lo uso dopo, quando soprattutto magari fondotinta è un po' secco, vedo qualche segno, non mi fa impazzire la mia base, prendo, metto un paio di gocce di quell'olio, inizio a tamponare con una spugnetta e torno ad essere bella, bella liscia la base, bella idratata. Il Salted Coconut, qua non c'è più dentro, sì, c'è. Un rimasuglio, è uno scrub della Lush per le mani, non mi è piaciuto, allora, a parte il fatto che ci sono rimasta male perché coconut, tutto quello che c'è la parola coconut all'interno per me deve essere un po' coconut, con l'odore un po' di cocco, insomma, perché sono un'appassionata del profumo di del cocco, questo non sa di cocco, ha un profumo che non mi piace, però a parte il profumo che può, vabbè, può piacere, può non piacere, non mi, cioè ogni volta che lo uso non mi, cioè non mi sembra di fare uno scrub con semplicemente dello zucchero che posso prendere dalla cucina, quindi non trovo che gli oli che ci sono all'interno per emulsionare questo zucchero lascino qualche beneficio sulle mie mani, quindi non le fanno diventare più morbide, quindi per questo non lo ricomprerei. Poi ho finito tre sieri! Sono un'appassionata di sieri, cioè soprattutto, beh, mi rendo conto che anche adesso che sono in gravidanza, che sono magari un po' più stanca rispetto al solito, certe volte la sera magari non ho voglia di fare una routine completa, però il siero lo metto sempre perché è la cosa più veloce da mettere, si assorbe facilmente e comunque c'è un sacco di benefici, quindi anche se ogni tanto salto la crema, cosa che di solito non capita quasi mai, però ultimamente mi è capitato perché appunto ero un po' più stanca del solito, però i sieri appunto per me sono, non lo so, sono diventati una cosa indispensabile. Calcolate che fino a un paio di anni fa non sapevo manco cosa fossero i sieri, non andavano di moda, adesso sembra che tutti debbano fare il siero. Questo qui di Avène è il più leggero dei tre sieri, è anche quello che costa meno e trovo che sia perfetto soprattutto per le ragazze che hanno bisogno di un po' di idratazione, hanno la pelle disidratata perché è composto da un sacco di acqua termale, cioè una percentuale altissima di acqua termale e fra tutti è quello più leggero. Quindi quando ad esempio fa tanto caldo di giorno, non lo uso tanto di sera ma più di giorno, proprio perché come pre-trucco
trucco pre-base è perfetto per non andare ad ingrassare la pelle, ad aggiungere troppa roba e far sì che la pelle appunto dopo magari rifiuti il fondotinta. L'ho usato recentemente anche alle sfilate che ho fatto una settimana fa e era perfetto sia sugli uomini che appunto hanno bisogno magari di un lieve velo di crema, però non deve essere grassa, ma anche su tutte le ragazze che avevano la pelle un po' più grassa, soprattutto perché faceva caldo all'interno, quindi per non farle sudare ho utilizzato questo, è veramente buono. Un altro che ho finito, quasi, vedete ce n'è pochissimo, così almeno vedete come è fatto, è la seconda boccetta che finisco, no la terza, sì, non so se la seconda o se la terza addirittura, è Laura Mirabilis siera doppio estratto di Roger Galé. Questo è quello un po' più intenso perché c'è all'interno anche degli oli, quindi rispetto ad esempio a quello di Aven o rispetto a quello che vi farò vedere fra poco è quello che utilizzo quando la mia pelle è più secca, proprio perché sento che questi oli lavorano. E fra tutti, vai, se, non so se la battono, tutti e due questi qua hanno dei profumi buonissimi, però questo è proprio un profumo che a me fa impazzire la mattina quando mi sveglio. Stamattina mia mamma mi ha chiamato e mi ha detto: ma per caso hai qualche prodotto di Roger Galé da darmi? E io: mamma, se c'è qualche prodotto di Roger Galé non te lo do. Sono stata proprio cattiva. Vabbè, non diventerò figlia dell'anno quest'anno. Comunque, anche lei fa impazzire. È proprio un profumo che mi sveglia fuori e soprattutto è un prodotto che appunto idrata e... Ovviamente dovete amare i prodotti un po' più intensi, quindi magari meno per le pelli grasse d'estate, non lo consiglierei, però per chi ha la pelle un po' disidratata, un po' secca, comunque ha bisogno di un plus di idratazione, è fantastico. Ed infine questo qua di Galénique, che anche questo vedete sta finendo, volevo farvi vedere perché è una figata, c'è tutte delle bollicine sopra, anche questo lo sto amando. In generale era una linea che non conoscevo, quella di Galénique, da quando ho iniziato ad utilizzarla qualche mese fa, mi sono trovata benissimo con questa linea. E questo fra i tre sieri è quello intermedio, diciamo, perché è un siero anche questo che contiene un sacco di acqua che va ad idratare la pelle disidratata e non è così intenso come quello di Roger Galé. Di solito lo metto su la sera, ce l'ho sempre là vicino al letto e lo metto anche di giorno ogni tanto e ne abbondo, cioè abbondo, infatti consiglio di non metterne troppo, io certe volte proprio esagero, ma mi piace tantissimo come effetto e trovo che questo sia fra i tre quello che al meglio sostituisce anche la crema idratante se una non ha voglia di mettersi la crema idratante, quindi di solito quando appunto non c'ho voglia di mettere altri prodotti metto questo. Un prodotto che ho finito praticamente all'89%, 90%, è lo scrub labbra di Sephora al miele. È uno di quegli scrub che, allora, intanto c'è da dire che non sa troppo di miele, perché io ad esempio alcuni prodotti che sanno troppo di miele non riesco a metterli, perché mi piace il miele, mi piace mangiare il miele, di solito io metto il miele anche nel caffè, infatti la gente inorridisce perché comunque mi dicono: ma che cacchio fai a bere il caffè col miele? A me piace il caffè col miele, però di solito non mi piacciono i prodotti che sanno di miele, non troppo. Questo invece non mi dispiace, non ha un odore troppo intenso. La cosa che però ho notato è che dopo le prime 15 applicazioni l'effetto scrub, ovvero lo zucchero che c'era all'interno, iniziava a diminuire, quindi per più di metà prodotto mi sono trovata ad applicare praticamente un burro cacao classico, non era più uno scrub perché non c'era più il granellino di zucchero che andava a comunque sfregare le labbra, a fare questo effetto scrub appunto. Quindi adesso che sono arrivata alla fine ho trovato che verso la fine ce n'era un po' di più, però non è omogeneo, cioè non è costante la percentuale di zucchero che c'è all'interno di questo prodotto. Cioè, nonostante mi è piaciuto, trovo che sia un prodotto giusto per chi cerca un'idratazione media. Non è il burro cacao o lo scrub più idratante che io abbia provato. Quando ho le labbra proprio secche 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 che magari si stanno tagliando, non è lui il prodotto che vado ad utilizzare, però per tutti i giorni mi è piaciuto. Lo ricomprerei? Non lo so, semplicemente perché appunto ci sono altri prodotti validi che hanno la stessa intensità di idratazione e ne ho tanti altri che hanno un'idratazione molto più alta. Io sono un'appassionata di burro cacao, calcolate che io
ho sempre un burro cacao in ogni tasca. Certe volte apro la mia borsa e ne ho tipo 3-4 all'interno perché continuo ad aggiungerli e a buttarli dentro, ma è proprio uno di quei prodotti senza i quali io non riesco a vivere, quindi mi è piaciuto, però non so se lo ricomprerei. Ed infine ho finito due prodotti per le sopracciglia, quindi qualcosa di trucco c'è. Il mascara per sopracciglia di Clinique, che è finito perché ormai è diventato secco secco secco, non faccio nessun paragone. Questo è il colore 03 Deep Brown, trovo che sia uno dei migliori mascara per sopracciglia mai provati, a parte il fatto che mi piace lo scovolino che è piccolino, mi piace la formula che è un po' più mousse rispetto ad altre. Molto spesso magari i mascara per sopracciglia sono talmente liquidi che quando voi li andate a mettere vi sporcano la pelle o vi fanno l'effetto tutto lucido, oppure sono talmente liquidi che vi sciolgono il prodotto che avete usato prima, che sia matito o qualsiasi altra cosa. Questo mi piace perché appunto avendo una formula mousse, quindi un po' più densa rispetto ad altri prodotti, si fissa bene sulle sopracciglia, si riesce proprio a pettinare bene e poi è un po' più coprente come colore rispetto ad altri, quindi se tipo avete le sopracciglia molto chiare e volete scurirle leggermente lo potete fare col colore più scuro, oppure se avete le sopracciglia molto scure e volete andare leggermente a schiarirle, stessa cosa lo potete fare perché un minimo schiarisce rispetto ad altri che magari sono più trasparenti e non cambiano il colore delle sopracciglia, quindi sì, è un prodotto che ricomprerei. Ed infine il numero 2 di Benefit, il Cabrao, che non è finito ma è finito, cioè vedete che c'è un buco incredibile all'interno e adesso è diventato secco, quindi praticamente sono passati più e più di 6 mesi da quando l'avevo iniziato ad usare, non so, ormai non riesco neanche più a tenere il tempo, comunque adesso è diventato secco e quindi fa fatica a scrivere. Potrei in qualche modo riscaldarlo, però comunque trovo che non sia più come all'inizio. In realtà non ricomprerei il colore numero 2 perché trovo che sia troppo scuro. Mi sono comprata un mesetto fa o 2 mesetti fa il numero 1 che mi piace di più, quindi è un ottimo prodotto, bisogna trovare il colore giusto. A me sarebbe piaciuto un colore ancora più chiaro rispetto all'1, perché mi piace ultimamente usare una base molto molto chiara e poi con la matita o con l'ombretto andare a fare qualche peletto più scuro, quindi mi sarebbe piaciuto un colore ancora più chiaro, però comunque l'1 è molto valido, quindi sì, lo ricomprerei perché l'ho ricomprato. Ragazze, quindi questi erano i miei prodotti finiti, mi dà una gioia, mi rende proprio felice averli finiti, cioè proprio dico sì, ho finito dei prodotti, e d'ora in poi se vi piacciono questi tipi di video li metterò via. Può essere che il prossimo video ci sarà fra 6 mesi, perché ora che finisco di nuovo una dose abbastanza consistente di prodotti passino mesi, però intanto se a voi fa piacere sapere appunto come mi sono trovata e cosa vado a finire, li metto via nella scatola come ho fatto stavolta, l'ho messo sotto il lavandino praticamente. Fatemi anche sapere se il video vi è piaciuto, se vi è piaciuto condividete, mettete un like e ciao bellezze!